Le celebrazioni per la festa di San Francesco a Gerusalemme. Per Fra Francesco Patton, vivere il carisma francescano in Terra Santa è una grazia speciale. Il mondo è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. È il tema della meditazione nel deserto proposto dall'Ufficio Giustizia e Pace e Integrità del Creato della Custodia Terra Sancte. Una messa solenne si è tenuta a Betlemme per celebrare il ritorno dopo più di 1000 anni delle reliquie di San Girolamo nel luogo in cui ha vissuto la maggior parte della sua vita. Dal 28 settembre al 1 ottobre, durante il periodo della festa ebraica di Sukkot, si tiene il festival di musica Abu Ghosh. Un secondo speciale tra le diverse chiese del Novecento che si incontrano in Terra Santa, tutte progettate da un unico architetto, Antonio Barluzzi. Il mese di Tishrei e le festività ebraiche e l'invito di Papa Francesco a pregare per la Chiesa. Un abito color terra, un colore e un cappuccio che ricordano l'allodola, l'uccello preferito di San Francesco. L'abito richiama i religiosi all'umiltà degli animali e della terra, o anche agli abiti dei poveri e dei lavoratori, così come la croce, il Tao, uno dei più noti simboli francescani. Abbigliamento significativo in Terra Santa, dove i frati minori sono presenti da oltre 800 anni per custodire i luoghi santi. A Gerusalemme, nella chiesa di San Salvatore, i figli di San Francesco hanno celebrato il loro fondatore già il 3 ottobre con il rito del transito. La celebrazione è stata presieduta dal custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton. Un'occasione in cui alcuni giovani francescani hanno rinnovato i loro voti. Una notte immersa nell'atmosfera del silenzio e dell'introspezione. Le candele che illuminano il riflesso di Sorella Morte. Un passaggio alla vita eterna avvenuta nell'anno 1226. In segno di amicizie, seguendo un'antica tradizione, la messa solenne è stata presieduta da padre Jean-Jacques Perrin, direttore dell'École biblique di Gerusalemme. L'omelia, invece, dal priore del convento di Santo Stefano, padre Martin Satzak. Frati minori e domenicani, entrambi ordini religiosi nati da un movimento di povertà nel XIII secolo. In Terra Santa, che ha visto il passaggio di San Francesco tra gli anni 1219 e 1220, i frati minori sono circa 300 e hanno la missione di custodire i santuari, preparare la liturgia per i pellegrini, continuare gli studi e le attività archeologiche e culturali, oltre che a promuovere attività pastorali e sociali per i cristiani locali. In Oriente, la custodia di Terra Santa è presente in Israele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Egitto e nelle isole di Cipro e Rodi. Vivere da francescani in Terra Santa è una grazia particolare, perché San Francesco dice che la nostra vita è osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. E noi qui ci troviamo nella terra del Vangelo, noi qui ci troviamo nella terra di Gesù, quindi vivere da francescani in Terra Santa vuol dire poter toccare con mano la terra del Vangelo e poi significa portare avanti qui in questa terra quel tipo di missione che San Francesco ha aperto 8 secoli fa per noi qui in Terra Santa, cioè una missione di dialogo e di pace. Lui ci ha esortati a essere uomini di pace, a servizio di tutti e con anche una identità cristiana. Essere frati minori in Terra Santa significa realizzare anche un sogno di Francesco. Nella stessa settimana in cui inizia in Vaticano il Sinodo dei Vescovi, dal tema I giovani, la fede e discernimento vocazionale, il carisma di San Francesco resta attuale e risveglia il cuore dei giovani in tutto il mondo. Nella Città Santa, ad esempio, circa 60 studenti di filosofia e teologia provenienti da diverse nazioni vivono il loro periodo di formazione. Vivere in questa terra, che è la terra di Gesù, che è la terra di nostro Signore, dove veramente anche le pietre parlano, è un grande mistero, ma allo stesso tempo è una grande sfida, ma una grande ricchezza vivere qui, perché
Il nostro seminario è un seminario molto internazionale, con giovani da tutto il mondo. Quindi è un incontro davvero dove la forza dello spirito si sente presente, perché solamente lo spirito ti aiuta a poter affrontare e a potersi incontrare. Una giornata, sabato 29 settembre, il deserto di Giuda a fare da scenario ed il tema «Il mondo è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode», proposto dall'Ufficio Giustizia e Pace e Integrità del Creato della Custodia Terra Santa. Vogliamo immergerci nella natura, guidati dalla Sacra Scrittura, ha sottolineato Fra Giorgio Vigna, lasciando che lo Spirito di Dio ci insegni a riconoscere gioiosamente le meraviglie che ha scritto per noi. Innanzitutto vorrei ricordare che siamo ancora nel mese dedicato alla creazione, quello che viene chiamato il tempo del deserto, che inizia il 1 settembre e finisce il 4 ottobre. Gli uomini e il creato condividono la stessa condizione, la stessa storia. In questa condivisione uno condiziona l'altro. Ed è bello, secondo me, fare questa esperienza qui nel deserto, nella natura, e fare esperienza fisica, con i piedi, con gli occhi, con le mani, per sentirsi solidari con questa creazione. Sentire che io sono parte di lei. E lei è parte di me. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere. È un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. Nel Salmo ottavo, uno sguardo contemplativo sul mondo. Laudato sì, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi, ricordandoci in questo modo che la nostra casa comune è come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. San Francesco è conosciuto sia per la sua grande povertà, sia anche per la sua visione e rapporto con la natura. Lui ha sentito profondamente la creazione tutta, dall'elemento più piccolo a quello più grande, il sole, come fratello e madre. Per vivere bene questa esperienza è necessario entrare in sintonia con queste tre parole: silenzio, solitudine e sguardo. Dobbiamo fare silenzio ed è questa la cosa bella, direi, la possibilità del silenzio, del vivere anche il rapporto del deserto, lasciando che il deserto parli. Mentre passeggiavo adesso un po' su questi sentieri attraversati dai beduini, ho notato che si vede Gerico sotto e Gerusalemme dall'altra parte. E ecco, mi sento proprio in mezzo, nel mezzo di un'esperienza bellissima e di un luogo bellissimo. Dopo più di 1000 anni di presenza di San Girolamo a Roma, la custodia francescana di Terra Santa e la parrocchia latina di Santa Caterina hanno celebrato il ritorno delle reliquie al loro luogo originale, a Betlemme, dove il santo ha speso 35 anni della sua vita in una modesta grotta vicino a quella della Natività, soffermandosi sulla traduzione della Bibbia in latino. È stato Monsignor Luigi Falcone a riportare le reliquie a Betlemme. Per questo la comunità cristiana locale, insieme alla custodia di Terra Santa, lo hanno omaggiato di un dono simbolico. Sono contento di essere con voi in questa comunità cristiana di Betlemme per due motivi fondamentali. Innanzitutto perché San Girolamo, una piccola reliquia, ritorna lì nel luogo dove lui ha vissuto la gran parte del suo tempo. E in secondo luogo perché veramente vedo che è una chiesa molto bella, una chiesa viva, una chiesa che testimonia il cristianesimo. Nella sua omelia, Fra Ibrahim Faltas ha fatto riferimento al grande miracolo compiuto da San Girolamo. Attraverso la sua opera, la Bibbia è conosciuta in tutto il mondo. Ha poi esortato la comunità cristiana locale a tornare a leggere la Bibbia e a meditare sui suoi contenuti, soprattutto in questo momento dove la tecnologia e i social media occupano il nostro tempo. Betlemme è orgogliosa oggi. In questa città santa, la Santa Vergine ha dato alla luce Gesù,
offrendolo a tutta l'umanità. In una grotta, accanto alla grotta della Natività, San Girolamo diede la Bibbia a tutto il mondo, dopo averla tradotta dalle lingue antiche al latino. Grazie alla sua opera, la Sacra Bibbia è stata diffusa in tutto il mondo, e questo è il più grande di tutti i miracoli. Alla fine della messa, la processione è stata seguita poi da una meditazione e l'adorazione, come il ringraziamento per il dono di questo grande santo. Quindi da parte mia l'invito a continuare sull'esempio di San Girolamo e di tanti santi che sono qui vissuti, sulla stessa strada dei santi, quindi testimoniare il cristianesimo e avere amore per la Chiesa. Gli strumenti e il coro cullano l'interpretazione dei solisti. La composizione del tedesco Christoph Willibald von Gluck, Orfeo ed Euridice, eseguita in Terra Santa, canta l'amore, una delle opere più conosciute a livello mondiale. They do a wonderful work. It's very touching and the story. Un lavoro meraviglioso, è molto commovente e la storia è molto speciale perché Gluck ha deciso di cambiare la storia originale, unendo Orfeo ed Euridice nel finale. La storia originale non ha lieto fine, mentre questa sì, finisce bene. La performance è stata fantastica, molto commovente. The performance was fantastic, very touching. Lo spettacolo ha luogo nell'ambito del Festival di Musica a Bugosh, un paese a 15 km da Gerusalemme. Tradizionalmente il festival si tiene due volte l'anno, durante la festività di Shavuot e durante il Sukkot, due importanti feste ebraiche, rispettivamente la festa della raccolta e la festa delle capanne. L'edizione, in programma dal 28 settembre al 1 ottobre, si è tenuta durante quest'ultima festa. Le rappresentazioni hanno avuto luogo nella chiesa crociata benedettina del XII secolo o sulla sommità della collina nella chiesa di Kiryat Yearim. L'evento, nato nel 1992, offre un'esperienza unica e multisensoriale dentro le chiese della pittoresca villa, circondata dai bei panorami su Abu Ghosh e sulle montagne di Gerusalemme. È uno dei più importanti festival della musica vocale israeliana e un momento in cui la tradizione ebraica si compenetra a un santuario cristiano. Penso che sia una delle chiese migliori per il canto. L'acustica è molto buona. Questo è certamente l'apice di un incontro culturale e di religioni in Israele. Tutti gli anni vengo qui due o tre volte ed è sempre molto piacevole. Amo questo posto e ogni volta che vengo mi fa molto piacere cantare qui. Giornate per apprezzare l'arte della musica e l'architettura delle chiese, oltre alla gastronomia e all'artigianato. Gli estimatori della musica vengono da ogni parte del paese nella località, che si veste di un colore speciale durante le festività. In un pellegrinaggio sui luoghi biblici sono molte le chiese del Novecento che si incontrano, tutte costruite da un unico architetto, Antonio Barluzzi. Nato da una famiglia borghese romana, da sempre a servizio della Santa Sede, il bisnonno era segretario di Pio IX, il nonno era fabbriciere della fabbrica di San Pietro, la mamma, Maria Vici, era invece discendente di Antonio Vici, uno dei primi compagni di San Francesco. Il servizio totale alla Santa Sede e l'amore per Francesco sono le due coordinate che guideranno e sosterranno tutta l'opera del Barluzzi. Solo una vocazione al servizio della gloria di Dio può spiegare l'opera titanica del Barluzzi. L'intento, tuttavia, del Barluzzi non è quello di arrendersi ad un'architettura generica, ma il suo desiderio è di tradurre in materia visiva la sostanza divina dei misteri di Cristo. Voleva che i pellegrini provassero quei sentimenti che erano il più possibile aderenti al mistero che si celebrava in quel luogo. Voleva che nei suoi santuari si risentisse in qualche modo l'esperienza bimillenaria dei pellegrini precedenti.
la sua architettura. Da una parte vuole tradurre il mistero che celebra e rispetta le tracce archeologiche che testimoniano l'attendibilità del luogo in cui si celebra, in cui costruisce il santuario e la connessione con tutto un passato. Un quarantennio di lavoro infaticabile che porta a due esiti, entrambi negativi. La Basilica del Santo Sepolcro negli anni 50 non si presentava come si presenta oggi. Era tutto un ponteggio, era tutto un architrave che sosteneva, era veramente. E il delegato apostolico si propone di fare una Basilica del Santo Sepolcro che celebri grandiosamente il mistero più grande della vita di Gesù. Ma il sogno della sua vita invece era il santuario dell'Annunciazione. Si spese con tutte le sue forze spirituali e presentò un bellissimo progetto. Purtroppo al suo progetto viene preferito il progetto dell'ingegner Muzio. Fu per lui questa una delusione amara. Barluzzi finirà la sua vita alla delegazione romana della custodia di Terra Santa. Sempre si è sentito parte integrante della custodia di Terra Santa. Fra Virgilio Corbo scriveva: Antonio Barluzzi, che considera la sua attività architettonica in Terra Santa come la missione che il cielo gli ha affidato, vi si è applicato con tutta la sua anima di artista, cercando nei misteri della redenzione l'ispirazione per cui l'architettura esprima con immediatezza il senso del mistero. E i pellegrini devono sapere che è grazie ai 40 anni di lavoro infaticabile di questo architetto che possono celebrare i misteri della vita di Cristo nei luoghi in cui Cristo stesso li ha vissuti. In Israele il mese di Tishrei, che coincide con i mesi di settembre e ottobre, è carico di significato religioso con le sue feste principali. Il mese inizia con Rosh Hashanah, il capodanno ebraico, che viene celebrato per due giorni. 10 giorni lo Yom Kippur, noto come il giorno del perdono ebraico. Poi la festa di Sukkot, nota anche come festa dei tabernacoli o festa delle capanne, è considerata una delle tre feste di pellegrinaggio che ricorda quando agli ebrei fu comandato nella Torah di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme. Della durata di 7 giorni, le famiglie costruiscono tende coperte da rami di palma allo scopo di ricordare le capanne in cui hanno vissuto gli israeliti durante i loro 40 anni nel deserto dopo l'esodo dall'Egitto. Il mese di Tishrei è sicuramente il periodo più intenso di feste ebraiche. Come comunicato dalla sala stampa vaticana in data 29 settembre, il Santo Padre ha invitato i cattolici di tutto il mondo a pregare il Santo Rosario e ad unirsi in comunione e penitenza nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Anche qui a Nazareth, nella Basilica dell'Annunciazione, abbiamo ascoltato l'invito del Santo Padre e abbiamo introdotto nella preghiera del Rosario, nella fiaccolata del sabato, l'antifona mariana, subito un presidium, e anche la preghiera a San Michele Arcangelo. Quindi siamo uniti al Santo Padre, lo amiamo, ubi Petrus ibi ecclesia, diceva Sant'Ambrogio, quindi siamo uniti al Papa e con lui, per questo preghiamo perché la Vergine Santissima possa sempre intercedere, San Michele Arcangelo possa proteggere la Chiesa da ogni male. Per questo uniti al Santo Padre in modo molto speciale qui nella Basilica dell'Annunciazione.